attesa di questi giorni, di questi 3-4 giorni, era proprio legata anche a poter tradurre le azioni che ci si appresta a mettere in campo alla luce di queste evidenze che, al di là, diciamo, delle note giornalistiche, oggi trovano un riscontro assolutamente oggettivo e inoppugnabile, e che saranno evidentemente alla base anche dei provvedimenti che ci si accinge a valutare ed affrontare. A seguire questo incontro con la stampa ci riuniremo come comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui parteciperà, e ringrazio anche il Presidente della Regione. Domani faremo un analogo incontro con i prefetti e i sindaci dei comuni di regione per far sì che questa azione, diciamo, abbia anche un respiro regionale, quindi ci sia il massimo coordinamento possibile tra autorità preposte appunto alla vigilanza e al controllo, così come le norme hanno sempre ribadito, cioè i prefetti. È ovvio che l'azione amministrativa deve avere dei canoni. Vedo qui il professor Giauz, che è un giurista e quindi mi intende su quello che sto dicendo. Occorre, ieri lo leggevo sui giornali, illustri costituzionalisti discutono della modalità di contemperare il diritto a manifestare, che è costituzionalmente garantito, con il diritto alla salute, che è altrettanto costituzionalmente garantito. È ovvio che, almeno per me, prevale tra i due nel bilanciamento degli interessi, prevale il diritto alla salute, che è un bene primario. E quindi quello che ci si accinge a fare è individuare forme attraverso cui non reprimere il diritto alla libera espressione della propria manifestazione, ma comprimerlo e in qualche modo limitarlo, condizionarlo, proprio alla luce di queste evidenze scientifiche che oggi abbiamo registrato. È un'operazione difficile, non semplice, perché questa operazione ritengo che debba essere sempre affiancata poi dal principio dell'effettività delle misure messe in campo. A mio avviso non si tratta di scegliere tra manifestazioni in forma dinamica o in forma statica. Credo che o in forma dinamica o in forma statica abbiamo sentito che se ci si muove senza mascherine, senza distanziamento, se si ritrova a distanza, si urla, il rischio è assolutamente identico. Non cambia nulla. Quello che occorre fare è innanzitutto prevedere, evidentemente, ma ci siamo sul piano amministrativo e abbiamo già ragionato nelle ore precedenti col sindaco sulla possibilità di adottare provvedimenti che in qualche modo anticipino, almeno con riferimento alle manifestazioni, ai cortei, anticipino quelli che sono degli obblighi che scattano con la zona gialla, e quindi l'obbligo di distanziamento e l'uso obbligatorio della mascherina. Sono due misure che abbiamo sentito essere poi alla fine quelle che ci portiamo dietro ormai da più di 20 mesi, che per coloro che si ostinano a voler sfidare il virus e a scegliere liberamente di ammalarsi, abbiamo il dovere di imporre. Tutto questo, ovviamente, come voi potete immaginare, sconta il limite di numeri importanti che abbiamo visto, di persone organizzate che arrivano da fuori regione e che vengono ad appestarci, e rispetto alle quali, appunto, dicevo, abbiamo la necessità di applicare un principio di effettività. Ecco perché in queste ore stiamo ragionando e metteremo insieme tutte le migliori intelligenze e competenze sul campo giuridico per individuare, attraverso questa ordinanza che riteniamo debba essere di sindacale,
Ringrazio anche il sindaco per la sua disponibilità già manifestata a adottare provvedimenti di questo genere, anche per individuare, soprattutto a carico degli organizzatori, delle sanzioni particolarmente gravose nel caso di manifestazioni che si tengono con partecipanti senza, che non fanno uso della mascherina, che non fanno uso del...